Ecco la sesta e ultima parte delle illustrazioni dei personaggi di Ultimate Marvel contro Capcom 3. Gabriosta è andato avanti e non si è fermato neanche un minuto, ma ora se mi seguite con attenzione e state tutti attenti e concentrati, vi farò vedere le ultime illustrazioni, ma capirete qualcosa di nuovo. Sapete chi è questo? Questo è Nova, il supereroe cosmico, è del cosmo Marvel, sa volare nell'universo, combatte il crimine e sta sempre dalla parte dei buoni e poi ha fatto parte dei New Warriors. Nel finale lo vediamo volare nello spazio Nova per vedere se è tutto tranquillo. E poi non è da solo Nova in questo finale, ci sono tutti i suoi amici cosmici e galattici che gli danno una mano. Abbiamo Mega Man, Roll, Proto Man e Zero, il cacciatore di Maverick. Questo scheletro di fuoco, che è tutto infernale, si chiama Ghost Rider, è armato con la sua potentissima catena e può diventare incandescente, però sembra un nunchaku. E poi viaggia sempre la sua moto. È dell'inferno Ghost Rider, deve andare negli abissi. Nel finale lo vediamo in sella nella sua moto. E poi, insieme ai cacciatori di demoni Dante e Trish, tentano di interrogare e di uccidere Mephisto, il padre di Cuore Nero. Questo è Pugno d'Acciaio, l'esperto di arti marziali dei Cavalieri Marvel. È il più coraggioso di tutti, lotta benissimo, combatte e poi sta sempre dalla parte dei buoni. Pugno d'acciaio sta sempre con i suoi amici supereroi, è con noi. E poi, insieme a Pugno d'acciaio, vediamo tutti i suoi amici che fanno parte degli eroi in vendita. Abbiamo Ryu, Misty Knight, Chun-Li, Batsu Ikimonji di Rival Schools e poi quello dalla pelle nera si chiama Luke Cage, ma il suo nome in codice è Power Man. Ecco il Dottor Strange, lo stregone dei Cavalieri Marvel, che è tutto vestito di blu e ha un mantello rosso. Sta sempre dalla parte dei buoni, ha il potere di volare il Dottor Strange. Voi lo conoscete tutti, ragazzi. Lo dovrebbe conoscere anche il mio fratello Ercosta, perché se gli faccio vedere Doctor Strange, lui dirà che questo personaggio è niente male, ma già occupato. Guardate com'è il finale di Doctor Strange, molto bello. E poi insieme a lui ci sono tutti i suoi amici che io non so chi sono. Aspetta, forse sì. Ci sono tutti. Abbiamo lo sciamano di Alpha Flight. Poi c'è Asgardian dei giovani venditori e poi tutti gli altri. Non li so, ragazzi. Non li so. Sono sconosciuti. Ma voi lo sapete come si chiama questo arciere dei vendicatori? Occhio di Falco. Avete visto com'è bellissimo il suo arco e come sono belle le sue frecce? Occhio di Falco non sbaglia mai un colpo perché dopo aver fatto il tiro con l'arco è un bravo arciere. E aiuta sempre i vendicatori. Combatte, le frecce le può modificare. Avete visto com'è bello il finale di Occhio di Falco e poi avete visto com'è bella la sua posizione, pronta a sparare una freccia. Deve sempre centrare i bersagli. E poi guardate, insieme a Occhio di Falco ci sono tutti i suoi amici e tutti i suoi compagni. E io vi dico chi sono. Abbiamo Moon Knight, War Machine, la sua fidanzata Mimo, Jin Sao Thom di Cyberbots, poi c'è Rikuo di Darkstalkers, poi c'è Wonder Man, poi abbiamo la donna felina che tutti la chiamano Tigra e basta, tutti gli altri non li so. Poi questo procione galattico del cosmo Marvel si chiama Rocket Raccoon, faceva parte
dei Guardiani della Galassia, però Rocket Raccoon combatte, sconfigge il crimine e ha sempre in mano una sua pistola, ma guai a chiamarlo Orsetto Lavatore. Poi avete visto Rocket Raccoon vestito da turista, ha gli occhiali da sole e la macchina fotografica come quella di Frank West. Poi, armato di due pistole, Rocket Raccoon distrugge tutti gli zombie di Raccoon City e ci riesce. E per finire abbiamo questo gigante del cosmo Marvel, questo gigante galattico mangiatore di mondi che voi lo conoscete, si chiama Galactus. Non combatte, ma è inarrestabile e invincibile, ha tutta l'intelligenza e tutta la forza, la velocità. Insomma, non si può sconfiggerlo. E poi vediamo il finale di Galactus, che distrugge tutti i pianeti e li mangia tutti. Ma non dimenticate che Galactus in questo gioco di Ultimate Marvel contro Capcom 3 è giocabile per la prima volta, non è più solo un boss finale. Basta, basta così per ora, abbiamo finito, abbiamo parlato fin troppo. Io vi saluto e vi aspetto nella prossima video recensione con altre illustrazioni di Ultimate Marvel contro Capcom 3. Ma non dimenticate, sono sempre Gabri Osta. Ora mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Altri video vi aspetto. Arrivederci a tutti. Ciao!